Buonasera, bentrovati a Poetando Ergasterio, ci ritroviamo con Silvio Raffo, abbiamo presentato la volta scorsa questo libretto che ho in mano, pochi amano veramente, Emily Dickinson, è la traduzione degli aforismi di Emily Dickinson operata da Silvio Raffo, buonasera Silvio. Buonasera Filippo. Questa sera però Silvio Raffo ha in grembo anche un altro libro, un altro bel libro che ha anche un accostamento simile in un certo senso dal punto di vista cromatico. Eh? Silvio Raffo. Ah, questo è il neonato, la creatura neonata che ho raccolto da poco in corsia. Si intitola In Voce, è una collanina eh, ideata dalla casa editrice Le Petit Plaisance. Ah, beh, nome è interessante. Molto diverso da... Mondadori, sì. una, una casa editrice veramente molto, molto particolare, che ha lanciato una serie di poeti attraverso. Io sono il secondo. Attraverso la, il CD in cui recitano i loro testi. Nel libro ci sono i testi e nel CD c'è l'ascolto dei medesimi. Questa casa editrice di Pistoia. Ha iniziato con Maura del Serra, che è una raffinatissima poetessa e traduttrice anche lei. E il secondo sono io. Il titolo è uguale per tutti i poeti. La, eh, diciamo, mh, la testata in voce. Poi sotto c'è scritto 64 poesie lette dall'autore. Eh, non so se Filippo gradisce che parliamo anche di questo o facciamo sì. una correlazione fra questo esatto, e io vorrei, Emily. io vorrei questa sera fare proprio una correlazione fra ah. Emily e in voce, quindi ecco. fra pochi amano veramente e ecco. questo ultimo racconto. Questa è una raccolta. novità, non abbiamo preparato niente giustamente perché le cose migliori vengono, vengono sì, così, come dice Robert Walser, tutto ciò che è prezioso è anche casuale. Allora, ehm, in questi miei testi che raccolgono... Un po' la produzione di, di tanti, tanti, troppi anni, eh, perché partono da, da, da quando ero poco più che un infante, la prima raccolta, i giorni delle cose mute e arrivano fino all'ultimissima, che è la ferita celeste. Ci sono effettivamente delle poesie che potrebbero essere accostate agli aforismi di Kinsoniani. Perché? Eh, perché anche la mia è una poesia di pensiero, è una poesia fortemente. Diciamo eh, fervida dal punto di vista della dimensione statica ma anche nell'estasi c'è una sorta di pensiero. Se io dico la vita è un irreale pantomima, che mi è venuto così adesso no? ed è una tratta da la vita irreale, è quella che mi era venuta di ritorno dopo il, il periodo bellissimo trascorso sul set. Della voce della Pietra. Esatto, adesso parleremo anche della voce la della vita Pietra. È una irreale pantomima. È, è, un, è un volendo, è un aforisma. Poi però spiego il perché e spiego la differenza fra eh, la, la vita che recitiamo normalmente, perché come non c'è bisogno di citare Pirandello, no? tutta la nostra vita è una recita, e quella che invece eh, quando siamo attori recitiamo quando recitiamo una parte. Su una scena che è leggermente diversa, ma più gratificante, perché siamo un autre, come dice Rimbaud. Io sono un altro. Vabbè, vediamo cosa avviene adesso. Di che arcana alchimia siamo strumenti? Questa è una domanda. Gli ignari artefici o culti alambicchi si intitolava Trame e faceva parte di lampi della visione. È interessante anche questo modo di aprire il libro, è <ride> quasi una bibliomanzia. Eh, eh. Ma si deve fare così. Con Emily voi dovete tenerla sul comodino. Ecco. Livre de Chevet. C'è un dubbio che vi rode, mi auguro che qualche dubbio vi roda, anche se Roda non è tanto bello, vi uh, 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 angusti. Uh, aprite il libro della Emily o il mio. Ok, è così semplice. E allora fa faccio subito un eh, esperimento. Non tradire l'amore se lo senti chiamarti a nome con segreta voce, è un piccolo aforisma. Anima bella, anima farfalla. Questo è un po' meno. Vediamo un po'. Forse non la realtà, l'arte è la sola mia vocazione. Troppo personale. Ecco, ciò che caratterizza l'aforisma è la sua universalità. Ok? Cioè è una verità che vale per tutti. Le grandi verità sono quelle che valgono per tutti. E nella Dickinson ce ne sono un'infinità di grandi verità, quasi sempre, no? E torniamo un attimo a Emily, quelle che sono desumibili anche dalle lettere, no? Quando per esempio dice nessun sogno è paragonabile alla realtà. Oppure il ricordo è il grande tentatore. Oppure vi sono persone intenzionalmente superficiali. E profonde soltanto per caso. Eh, è un aforisma, no? Il compimento è la fretta degli sciocchi, ma l'attesa è l'elisir degli dèi Ecco, magari eh, parliamo anche in inglese. Eh? O, ah, certo, perché per i perché no? spettatori anche... In qualche... this short life, in this short life, è, è scappata via. Ah. That only lasts an hour? How much? How little is within our power in questa breve vita che dura solo un'ora? Oh quanto e quanto poco giace in nostro potere. Eppure lei stessa dice, to be alive is power, essere vivi è potere. Perché Emily è tutt'altro che una creatura fragile, debole e lamentosa. Emily ha una forza sovrumana, ovviamente. Quindi è interessante che sia capace di comprendere la pochezza della condizione umana e anche la sua straordinaria preziosità. Sono tutte e due cose vere. D'altra parte, questo rovesciandosi è quello. E qui torniamo a Eraclito. Tauta, metà pesunta e keina. Questo rovesciandosi è quello. Quindi la realtà è ossimorica. La vita è. Fragile e nello stesso tempo potentissima. Io ricorderei anche la voce della pietra. Eh? Ah, certo, Perché sempre! È un romanzo che. Su Amazon Prime, da due anni, <ride> il film. Esatto, con sì. la mia meravigliosa, stupenda Emilia Clark, che è una ragazza d'oro, non ha niente della diva, è una veramente stupenda creatura. A più della diva, Silvio Raffo? Eh, perché l'abbiamo visto, lo pre, 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 pregherei di, 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 di indossare è gli occhiali. Io sono di, più di io della, della Emilia. Ecco, per favore indossi. Eh, ma però c'è una cosa gravissima: che ho per due trasmissioni di seguito lo stesso abbigliamento. Eh sì, perché abbiamo registrato eh, lo stesso giorno, Grazie Filippo. Allora ricordatevi sempre che la poesia è soprattutto, come dice del resto qualcuno di, più autorevole di me, che è Brodsky, è lo strumento che educa i sentimenti e educa ai sentimenti, illustra i sentimenti e educa ai sentimenti. Se da una poesia o da un aforisma non traete alcun giovamento spirituale, io dico immediato, significa che non è un granché. Ora, non trarre giovamenti immediati dalla lettura di chi sono è impossibile. Sì, significa però Una poesia appaga anche esteticamente, dal punto poi, di vista musicale. Quindi per la io, melodia! Cercherei, Silvio Raffo, di educare un po'. Devo cantare. Di educare. Eh, se vuole cantare, canti. <ride> ma vorrei anche che, eh, così, spiegasse al nostro pubblico. Allora, che la poesia si fa in versi, eh. Allora, anche... La poesia dovrebbe réveiller le cœur, vuol dire risvegliare il cuore e anche accarezzare l'orecchio. Perché fino a prova contraria sono parole selezionate e combinate fra loro, lo spiega Jacobson, con un effetto particolare di fonetica che desidera il. Poeta, e che è il modo musicale, perché il poeta è una creatura dall'anima musicale, e che è il modo migliore per rendere quel sentimento, quella sensazione, quel pensiero. Negli aforismi si vedrà meno, si sente meno, non è necessaria questa componente musicale, ma nella poesia, perché si tratti di, di vera poesia. A mio avviso, prosaicizzarla non le facciamo un, un grande regalo e non facciamo un grande regalo a chi ne può godere, perché la prosa, come dice l'aggettivo prosaico, non ha a che vedere con un incanto. Invece la poesia, che è canto, ha a vedere con un incanto. Noi vogliamo essere incantati e non trascinati nel grigio della prosa. Che è un andare avanti, no? Ecco, è un andare avanti mentre è un andare avanti. il verso è un vertere. Mentre il verso è un vertere, è bravo. Ha Filippo. un andamento zigzagante, verso. sinusoidale, gustrofedico. Esatto. È un'unità un, un musicale. Si ferma e poi va a capo. Ci sarà un motivo. È un motivo che riguarda la musica che sentivamo già nel grembo materno. La musica delle sfere celesti. La musica che, come dice il buon Gian Battista Marino... Musica e poesia sono due sorelle, il ritmo, ristoratrici il ritmo, okay. delle affilite genti che poi saremmo noi. Bene, allora chiudiamo con un verso strabiliante oh questa Dio. puntata di Poetando, eh, Ma... con un verso musicale, anche un canto. Che mi venga in mente eh? così? Sì, sì. Vague stelle dell'orsa, io non credea. Tornare ancora per Uso a contemplarvi sul paterno giardino scintillanti. Lo sentite? L'onda, l'onda, l'onda dell'endecasillabo. Se in una poesia non c'è un'onda, una carezza, eh, vabbè, può esserci uno spigolo. Però anche Marinetti anche a suo modo musicale, no? Perché è una musica che assomiglia più al suono, al rumore, però comunque nella poesia straordinariamente superiore, è quella lirica sempre, a quelle non liriche, c'è poco da discutere, è così. E nella poesia un'onda musicale, una componente musicale ci deve essere perché è conforto. Abbiamo presentato in questo ciclo di puntate di Poetando Ergasterio dedicate a Silvio Raffo questo libro prezioso edito oh, da De Piante, pochi amano veramente, ma anche in voce: eh, 64 poesie lette dall'autore Silvio Raffo. Edizioni le Petit Plaisance. Sentite eh, che musica! Sì, piccolo piacere. Sì. Grazie a Silvio Raffo. Eh, grazie e te. grazie anche a tutti voi, cari telespettatori, per aver seguito questo ciclo di puntate dedicate alla musica. Eh, e allora. alla musa alla musa Emily Dickinson, alla musica, perché la poesia è musica e ricordatevi che per fare un verso bisogna avere un progetto ritmico sillabico in testa e non basta andare a capo per fare poesia, come fanno oggi purtroppo molte persone.